questo senso abbiamo deciso anche di partire da una testimonianza e anche da un auspicio di recupero, no? Perché poi ci vuole un sapere esperto, lo vedremo con i colleghi, anche per superare i problemi del post-incendio. Dunque lascio la parola in questo senso a Pier Donato Silvestri, sindaco di Campomarino. Grazie a tutti, un saluto. Collega Saia che fa del fuoco, insomma, un motivo culturale, turistico. Io purtroppo con il fuoco ho avuto una pochissima esperienza l'anno scorso per ben due volte, il 1° agosto e l'8 agosto. A distanza di una settimana abbiamo avuto due incendi devastanti per il territorio di Campomarino. Sono avvenuti in un momento particolare, perché sono incendi che si sono sviluppati verso il mare, quindi una zona turistica. Zona turistica che ha due accessi stradali, uno dei quali però era interessato da lavori dell'ANAS, quindi aveva un solo accesso. Su questo accesso c'era l'incendio. Quindi, diciamo, il fuoco ha avuto campo libero in quanto non sono arrivati gli elicotteri, il Canadair, fino a quando non si è potuto ripristinare quell'unico accesso. In tutto questo che cosa succede? Succede che la gente scappava lungo le spiagge, lungo la ferrovia, e alcuni hanno fatto anche chilometri. E quindi, diciamo, al di là della gestione dell'incendio, i vigili del fuoco, il comando dei vigili del fuoco, cioè, hanno lavorato allegramente, così come le associazioni di volontariato che pure ho all'interno del comune. La gestione dell'emergenza, l'emergenza di gente che era disperata, stava da tutte le parti, alcuni sono stati evacuati via mare, sono arrivati a Termoli, al porto di Termoli. E quindi recuperare queste persone lungo il territorio può sembrare una cosa semplice, no, vi assicuro che non lo era, perché quel giorno c'erano circa 40 gradi, vento caldo, gente disidratata e il panico. La gestione del panico non è stata una cosa semplice, è stata una cosa che, vedete, come sindaci forse ci siamo abituati un po' alla gestione dell'emergenza con il Covid, però vi posso assicurare che una gestione dell'emergenza dove c'è un tasso di panico molto molto forte è qualcosa che a volte ci fa traballare, non ci fa essere decisi nelle decisioni, non sappiamo, non si sa bene quello che si può fare, anche perché, ripeto, non avevamo tutto a disposizione, non potevamo recarci nei luoghi come avremmo voluto perché non avevamo più l'accesso, non avevamo più la possibilità di spostarci più o meno liberamente. E questo incendio ci ha distrutto 25 ettari di pineta regionale, oltre a circa 8 ettari di pineta di un privato. Il danno è enorme, però voglio dire, quest'anno con la finanziaria regionale, con la legge finanziaria della regione, dopo due anni di lavoro, perché Comune ci ha lavorato per circa due anni, siamo riusciti ad ottenere la gestione delle aree interessate dalla pineta. Quindi c'è una parte ancora, diciamo, di altri circa 30 ettari ancora fortunatamente vegeti, e una parte che è andata a fuoco. Cosa possiamo fare? Noi stiamo cercando e abbiamo trovato anche una soluzione, sinceramente. L'abbiamo trovata... Non diciamo a costo zero, perché qualcosa ci costerà le casse comuni. Però per le aree boschive, quelle percorse dal fuoco, ci sono delle società che fanno interventi di bonifica, di ripiantumazione e di assistenza per due anni. Questa è l'offerta che abbiamo avuto al Comune di Campomarino all'indomani dell'incendio, di una società collegata alla SNAM,
produttore di CO2, produttore di CO2, che vogliono fare una bonifica dell'area praticamente a quasi a costo zero per il comune. E, ecco, quando io ho ricevuto in comune queste persone, mi sono chiesto, gli ho chiesto, ma scusate, ma perché lo fate? Loro hanno detto, perché noi siamo produttori di CO2, abbiamo i cosiddetti certificati bianchi, certificati verdi, e quindi per noi è un qualcosa di, è un'opportunità che abbiamo. E poi mi ha detto anche, considerate che normalmente lo facciamo in collina e a volte in montagna. Qui siamo sul mare, quindi per noi è una cosa molto molto più agevole. Per quanto riguarda la prevenzione, cosa possiamo dire? La prevenzione vuol dire manutenzione delle aree boschive e delle aree limitrofe. Perché? Perché il fuoco si propaga nei boschi, questo l'ho imparato dai vigili del fuoco, nei boschi si propaga sulle chiome, non dal terreno, ma sono le chiome che propagano l'incendio. Però ecco, le aree limitrofe devono essere ben pulite, ben mantenute, perché per evitare che il fuoco si avvicini alle aree boschive. La prevenzione è fondamentale. La prevenzione vuol dire una manutenzione costante, vuol dire impegno da parte di tutti gli enti, perché la Pineta è comunque un patrimonio regionale, quindi è la regione che ne è il demanio regionale. E quindi in particolare la Pineta di Campomarino c'è un vincolo demaniale che impedisce anche l'accesso, se vogliamo. Noi cercheremo di dialogare con la regione, con l'assessorato all'ambiente, con tutti gli attori necessari affinché questi vincoli vengano rimossi, perché in una zona fortemente antropizzata limitare l'accesso alle persone è anche qualcosa che fa sentire distanti un bene così prezioso come un'area verde a ridosso del mare. Se la dobbiamo delimitare con delle recinzioni attualmente fatiscenti, capite bene che è qualcosa che serve a poco. Non aggiungo altro, vi ringrazio. Ringrazio molto.